Io non posso promettervi che tornerà. Quello che invece posso dirvi è che io resterò con voi e mi occuperò di voi. Staremo bene. Adesso andiamo a dormire. È tardi e bisogna riposare. Mettiti a letto anche tu, Roberta. Flor, posso farti una domanda? Sì. È bello innamorarsi. Che domanda è mai questa? Perché? No, è che volevo capire e basta. Allora? Beh, allora che ti dico? È bello. È bello davvero. Molto spesso è molto, molto bello. E altre volte invece, ecco, si soffre un po', però in generale è il massimo. La cosa più bella, più felice della... Anche se per un secondo. Diciamo che è come avere dentro un vulcano in eruzione. È meglio andare a dormire ora. È bello, no, è bello, è la cosa più bella. Sta male, ha bisogno di qualcuno che le voglia bene. Io volevo capire... Se tu gliene vuoi. Nico, io amo Florencia. Io vorrei che fosse felice. Non voglio che soffra. Già. Io la amo. Bene. Fai, perché non guardi dove cammini? Scusa, Franco, ma non si vede nulla. E poi perché mi tratti così? Scusa, ma io non ho fatto proprio niente. Perché non fai attenzione tu piuttosto? Qual è il problema? Ti dà fastidio che inviti un'amica a mangiare? No, non mi dà fastidio, Franco. È stato un incidente, niente non più. Non fare la furba con me, perché ti ho visto. Ma tanto sono abituato alle tue manovre. Aspetta un attimo. Scusa, ho sbagliato, ma l'ho fatto distinto. E poi... E poi che? Non mi interessa, non lo capisci, Olivia. Non mi cercare più. Lasciami in pace, per favore. Franco, ma perché hai questo tono? Ah, davvero vuoi saperlo? Sì. Vuoi saperlo? Sì, voglio saperlo. No, basta. Basta. Sono felice dei tuoi sentimenti perché Flora non reggerebbe altre delusioni. No. Beh, buona fortuna. Adesso ho qualcosa da fare. 3 ore per mettere in ordine un bagno? Dormono? Dormono? Sì, dormono. Quindi sono in ritardo per il bicchiere d'acqua e per la buonanotte ormai. Non importa, gliela darà domani. Sì. Beh, io vado, è tardi. Va bene. Buonanotte. Ciao, ciao. Aspetti un attimo. Sì? Volevo ringraziarla per tutto quello che sta facendo, per i piccoli, perché sono molto contenti. Ma grazie. Anch'io sono molto contento e non mi devi ringraziare di niente. E tu? Sei felice che io sia qui? Sì. Sì, io sono contenta e perché mi diverte, mi fa ridere e mi fa dimenticare molte Flora, cose. Io vorrei farti felice. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Ecco, appunto. Capito? Perché a me piace andare piano e così questa cosa di andare con calma... Insomma, così per me va molto bene. Io sto bene, davvero. Flor, ti confesso che il mio arrivo in questa casa era per infastidire Massimo. Per quella storia che condividiamo, ok? Però, dopo aver conosciuto te, tutto è cambiato per me. E è cambiata anche la mia vita. C'è un prima e un dopo di averti conosciuto. Non sto esagerando, tu sei la donna più bella che abbia conosciuto. Tu sei... così, così dolce, così adorabile. Beh, ma aspetti, io... So che è difficile. So che è difficile per te. Però... è quello che provo. Lasciami un posto. Lasciami un posto nel tuo cuore. Scusami, non... Ho sbagliato, ma no. Ero sincero, davvero. Non fa niente, niente. Comunque non volevo farti pressione. No, far pressione a me, neanche per un secondo. Il problema è che a me non sembra giusto trattarla come... Come si dice? Chiodo scaccia chiodo. Non che lei sia un chiodo o altro, cioè non voglio dire che qualcuno lo sia. Sì, capisco, chiodo sì. Più che altro per dire... è una metafora. Dimentichiamoci sì. Dei chiodi. Quello che voglio dire è che non mi sembra giusto che io... Lei sa quello che ho passato. Sì, sì. Beh, allora ecco... niente, mi piacerebbe, non lo so... Adesso non sono pronta per un sì, ma...
Nemmeno per dirle no. A me un forse va benissimo. Allora, forse. Franco, possiamo parlare? Sto mangiando, non si parla con la bocca piena. Non possiamo continuare così, Franco. Ogni volta che mi incontri mi tratti male. Sai qual è il problema? No, basta, sai che c'è? Vattene, vai a farti una passeggiata. No, tu hai qualcosa e io voglio che me lo dici. Io invece vorrei non vederti in questa maledetta casa. Sto chiedendo troppo. Va bene. Vedrò cosa posso fare per accontentarti. Cos'è questa? Cos'è questa storia? Abbiamo un bel rapporto che cresce ogni giorno di più. Io mi diverto a litigare con Massimo. Per Flor, ma con te no. Tu sei il nulla, Conte. Tu sei un maledetto furbo, ecco quello. Ciao, che Lorenzo, sei. Ciao, hai visto le altre? Marina e Valentina, le hai viste? Che? Sì? Come chi? Le ragazze di Martin e di Nico stavano con Maria, un tipo un po' più alta di me, più o meno sì, così. Sì, ok, sì. No, non l'ho vista. Ma tu vista. Guarda queste coppie. A proposito di amiche accoppiate, Flor, sai dov'è? Dove la posso trovare? Sarà accoppiata a Segundo, che ne so. Lo sai che sei simpatica. Mi piacciono, amo le coppie felici, grazie. Figurati. Grazie. Ciao. Capite? Sembrava stesse ai miei piedi e invece no. Ragazze, che faccio? Per Ciao. Me devi andare. Affrontarlo, capito? Darling, dimostragli quello che sei. No, tu credi. Certo, gli devi dimostrare che vuoi stare con lui. No, e se poi vado e mi va male? No. Senti, chi non ci prova non vincerà mai. Non vincerà mai. Io non capisco bene. Che cosa? Che bella immaginazione che hanno. Perché? Perché siamo fidanzati. Qui c'è scritto la nuova donna dai, non del è così single grave. Più ambito. Il fatto è che ai giornalisti sembra interessare se io vado a fare shopping solo o accompagnato. Va bene. Sì. Io che cosa l'ho detto? Sì, sono la sua donna o ho detto forse? Forse. Forse? Forse? Tu mi hai detto forse, no? Che io ho detto sì. Forse o non sa che no, cosa No, mi hai detto forse. Ah, lo so che ecco, mi hai detto forse. Perfetto, ecco. Che vergogna! Ho un curriculum impeccabile e quella iena in coppia me lo ha macchiato tutto! Oh, santa pazienza, Evarista, come direbbe quella brutta cuoca. Per favore, un caffè. Che scandalo. Si vede che non hanno niente da scrivere sui giornali. Guarda che sciocchezza hanno scritto. Che idiozia. Flor, per te. Questi fiori sono per te e spero ti piacciano. Fiori. Potevi lasciarle in salone i fiori, no? E perché mai? Perché, poverino, hai visto com'è bella su questo giornale, Lorenzo? Che cosa? Mi domando, cara, tutti questi pretendenti devono gironzolare per forza qui? Perché non vai a spargere veleno da un'altra parte? Chissà perché non ne basta uno solo, cara. Andiamo, Evaristo. Vai, Malala, che poi il mio bimbo poverino ascolta le tue stupidaggini. Ma che dici, Flor? Ehi, che ti prende? E tu che vuoi? Thomas, scusami, c'è qualcosa che non va. Tu lo sai, fatti un esame di coscienza. Thomas. Scusate, vado a vedere che cosa gli succede. Mettetevi sì, comodi. Sì. Ha detto di mettersi comodi. Va bene. Davvero, io non ci capisco più niente. Dimenticala, non devi pensare perché ancora no? a Dolivia. Ne ho tutto il diritto. Perché Franco è tuo amico, a questo dovresti bene, pensare. Allora che dovrei fare? Dobbiamo soffrire. Non lo so. Senti, sta lì, parla con lui. Franco, dobbiamo parlare. Ora non posso, No, Franco, parliamo adesso. Quanto tempo ancora vuoi continuare così? Senti, non credo che ti convenga parlare. Sì, invece dobbiamo parlare, Franco. Le cose peggioreranno altrimenti. Senti, noi siamo grandi amici. Abbiamo passato tante cose insieme e non voglio perdere la tua amicizia. Io amo Olivia, Franco. Hai finito? No, non ho finito. Franco, io la amo e so che la ami anche tu. E lei ama te, capisci? Ma sente anche qualcosa per me. Ascolta, fai quello che vuoi perché non ho il potere per dirti quello che devi fare. Fai quello che credi con Olivia, però non dirmi che siamo amici, perché tu e io non lo siamo più e non lo saremo mai più. Ti è chiaro il concetto? Oh, mamma mia, fa sempre tardi. Hai un momento? Sì, dimmi.
Stavo pensando che forse è meglio che me ne vada. No, finiscila, Olivia, così non starai meglio. Non puoi andare di qua e di là come fossi una farfalla, non ti farà Flor, stare meglio. Flor, dico davvero, è meglio per tu.